La cittadina di Tor Orsaia, arroccata sulle colline che fanno da cornice naturale al golfo di Policastro, le cui acque cristalline, unite alla bellezza dei suoi borghi marinari, attirano d'estate migliaia di turisti, ad agosto si ripopola e centinaia di ex torresi, emigrati nei decenni passati, vi ritornano per vivere le loro vacanze. Ad attenderli anche quest'anno un calendario di eventi religiosi e folcloristico-culturali molto ricco, che il parroco Don Pasquale e l'amministrazione comunale, in sinergia con la Proloco ed altre associazioni, hanno promosso in onore del suo patrono San Lorenzo Martire. Giovedì 8 agosto, giornata dedicata all'emigrante, con l'iniziativa alla scoperta dell'antica Torre Pulsaria. Dopo la Santa Messa, il pubblico molto incuriosito si è riversato lungo i vicoli del centro storico per un autentico tuffo nel passato. Molto apprezzata la mostra di vecchie foto riguardanti il fenomeno dell'immigrazione, spopolamento iniziato e purtroppo mai interrotto sul finire del XIX secolo. Nella fine dell'Ottocento centinaia di persone, di famiglie, anche qui dal nostro comune sono partite per il mondo in cerca di lavoro e di miglioramento delle condizioni di vita. Persone che con la valigia di cartone e poche lire in tasca hanno raggiunto le Americhe, abbandonando, ma non con il cuore, il paese e la terra natia. Curiosità e stupore anche attorno all'antico lavatoio, dove fino a pochi decenni fa le massaie si recavano per lavare la biancheria. Adesso non c'è nessuno, ma prima ci stavano lotte qua, quelle più piccole ci cacciavano sempre fuori. In mostra anche tanti abiti da sposa degli anni 50 e 60, che assieme a tante foto matrimoniali dell'epoca hanno fatto rivivere ai visitatori lontani ricordi. Usava che quando un giovanotto veniva vicino a una ragazza, tempo di 15 giorni, 20 giorni, i genitori non volevano che tu passeggiavi da sola per il paese, allora costringevano il ragazzo che se era una cosa seria doveva venire in casa, allora veniva, poi portavano i genitori,
l'uomo portava il genitore a casa della sposa, si parlava della dote. Una coppia di giovani si è prestata, rievocando per il pubblico uno sposalizio di mezzo secolo fa, quando a piedi, partendo dall'abitazione della ragazza, gli sposi raggiungevano la chiesa per la celebrazione delle nozze, per far poi rientro, sempre a piedi, a casa, dove si festeggiava con gli invitati. Giravano con i vassoi, i pasticcini, poi dopo si girava con il vermut, il liquore, il rosolio che si chiamava una volta. Alla fine di mangiare, la sposa e lo sposo giravano e si davano i confetti, non si usavano le bomboniere. Grande lo sforzo organizzativo per il recupero del materiale fotografico, notevole anche l'apprezzamento dei tanti torresi intervenuti. Una bella serata che ha permesso a tutti di mantenere vivi, anche con un pizzico di nostalgia e rimpianto, i ricordi del passato.